Nello sport a volte ancora il cuore conta. Jacopo Balanzoni ha scelto di rimanere alla Paffoni nonostante offerte economiche più importanti e anche di categorie superiori. Una scelta davvero di cuore, Jacopo. Sì, hai ragione, hai ragione. In un periodo in cui è difficile trovare bandiere nello sport, l'idea di rimanere qui, indipendentemente dai soldi o dalle categorie, dalle offerte e quant'altro, mi gasava, perché voglio vincere qui, non l'ho mai nascosto, poi te l'avevo promesso, quindi è giusto così e sono felice di rimanere per il quarto anno a Omegna. E dai, questa volta speriamo di arrivare fino in fondo e di gioire tutti insieme. Jacopo, sei il survivor, il superstite, no? Della passata stagione, rimani solo tu, potresti magari anche essere il capitano, anche se sappiamo che sei uno di poche parole, però è un ruolo, una figura che ti piacerebbe fare? Dopo 4 anni non sarebbe male, diciamo. Poi però è anche vero che avendo un giocatore come Busciati, che penso sia anche lui un papabile capitano dopo l'esperienza che ha fatto, dopo quello che ha vinto, accetterei qualsiasi cosa da parte della società o da chi farà le scelte. Però è vero che anche se non dovessi essere io il capitano, mi sento una bandiera di questa squadra e questo basta. Ti piace la Paffoni che sta nascendo con Busciati, con Piazza, con Neri nel ruolo di tre, con Planezio, con forse Birindelli? Sì, sicuramente è un roster importante, nomi importanti, a parte Busciati che abbiamo già detto prima della carriera clamorosa che ha fatto, perché ha fatto più di 10 anni in Serie A2, ci sono tanti nomi come Birindelli, come Piazza, Planezio che hanno vinto campionati o sono in categoria da tanti anni e sono dei veri veterani, e quindi sono soddisfatto delle scelte della società, anche se penso che ne sappia più la società di me, e vedremo di essere competitivi anche quest'anno con la conferma di Marco, che ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, e sono sicuro che saprà indirizzarci verso la strada giusta.